Ciao, io sono Lea e lui è Pablo. Vi diamo il benvenuto sul nostro canale e vi chiediamo di metterci un like e di iscrivervi. Buongiorno bellissimi miei e benvenuti in un nuovo video. Mi preparo con voi e facciamo due chiacchiere. Intanto cominciamo con il mio solito fondotinta. Scusate la mia solita bruttezza, però ormai tanto siete tutti abituati, quindi non mi sento neanche più così tanto a disagio. Innanzitutto, come state? Non fate i timidi e rispondete sotto nei commenti. Voglio sapere, diciamo, come state, che cosa state facendo, e adesso, insomma, vi parlerò un po'. Scusate, avevo dimenticato di accendere la ring light. Allora, dicevamo, come state, come non state, che cosa fate? Io sono in un periodo, ragazzi, che comunque oggi c'è una luce bruttissima. E sono in un periodo, ragazzi, lo devo ammettere, un po' difficile. Difficile perché stanno avvenendo tantissimi cambiamenti e io non ho più 20 anni, ma ne ho il doppio. Ebbene sì, ragazzi, ho 40 anni e infatti a settembre del 2022, e quindi magari cerchiamo di nasconderli bene, però ci sono. Detto questo, passiamo oltre, fate finta di non aver sentito. E questo è un periodo di grandissimi cambiamenti per me, sia a livello, diciamo, anche fisico, ma credo sia normale, sia a livello, insomma, professionale. E adesso ancora non, diciamo, non posso proprio dire tutto, però comunque stanno avvenendo tanti cambiamenti, bei cambiamenti, diciamo, un po' sofferti, diciamo così, però alla fine i cambiamenti all'inizio destabilizzano, ma poi portano sempre a cose belle nella maggior parte dei casi. Dire che per mio carattere sono sempre pronta ai cambiamenti, cioè i cambiamenti mi trovano sempre, mi piace cambiare, mi piace anche cambiare idea, cambiare opinione, e anche se lì per lì mi sento un po' destabilizzata o comunque sono dei cambiamenti anche sofferti, quel dolore che io provo, quel dolore che io sento, in realtà è un momento per me di crescita, quindi non lo combatto ma lo accetto. Pablo passa dietro, intanto sta perlustrando tutta la casa. E quindi niente, mi piace, amore, Mi piace cambiare, mi piace reinventarmi e tenermi sempre abbastanza attiva. I cambiamenti non mi mettono paura in generale, però mi emozionano. Voi come la pensate in merito ai cambiamenti? Perché anche cambiamenti importanti della vita. Fatemelo sapere sotto nei commenti, scrivetemi e aiutatemi un po' a fare chiarezza in questo periodo in cui so quello che devo fare, ma nello stesso tempo non ci sto capendo niente. Quindi sto come vivere una seconda adolescenza, ecco. Solo che quando sei adolescente sei giustificato, quando fai, non posso dire parolacce, quando fai delle scemenze, e invece poi quando sei più grande non sei tanto giustificato, e quindi ecco, mi sento un po' ingiustificata non perché sto facendo delle scemenze, ma perché sto facendo delle scelte impopolari. Si può scambiare, sì, magari tante persone mi hanno detto che sono coraggiosa, però io a volte mi sento anche un po' incosciente, perché appunto quando poi si è grandi c'è tutto
dietro, e quindi insomma si ha un po' paura, nel mio caso, non so nel vostro, di fare, ecco, delle scemenze, appunto, non perché appunto sto facendo qualcosa di male, di illecito, assolutamente, però sono delle scelte assolutamente impopolari. Però ecco, fatemi sapere come, che cosa ne pensate delle scelte impopolari, e se voi nella vostra vita avete fatto, ecco, qualche pazzia, qualche scelta appunto azzardata, impopolare, che diciamo non era magari supportata dalle persone accanto a voi, o comunque vi ha creato, ecco, delle, come posso dire, le insicurezze. Io penso di essere abbastanza sicura delle mie scelte. No, abbastanza no. Molto sicura delle mie scelte, anche perché so bene quello che voglio, ma soprattutto quello che non voglio. E quindi, ecco, certe decisioni penso che poi nella vita siano anche obbligate, perché se non, diciamo, il percorso che tu stai facendo non ti fa più stare bene, è meglio girare a largo e cercare di cambiare direzione. In realtà questo mio cambiamento è iniziato diversi anni fa, diversi come ad esempio diversi anni fa, una decina forse, e lasciando praticamente andare delle persone che non andavano bene per me, per la mia vita, per proprio per il mio umore, per tutto. È stata dura, perché io all'inizio non ero assolutamente così, però purtroppo ho dovuto. Pablo, ciao amore. E quindi ho dovuto, insomma, interrompere delle relazioni, insomma, di amicizia, e delle persone che facevano parte, insomma, della mia vita. E poi questa cosa, in realtà, queste decisioni mi hanno cambiata tantissimo a livello caratteriale. Non so se in meglio o in peggio, sicuramente da quel momento in poi sono stata una persona diversa da come ero, quindi c'è stato proprio un processo di crescita proprio personale. E negli anni ho continuato comunque a fare un po' di decluttering di persone, oltre che di cose. Però e da lì, insomma, mi sono liberata un po' del superfluo, ecco, questo sì. Voi che cosa ne pensate? Fatemi sapere sotto nei commenti se anche a voi è successo di dover allontanare delle persone che non facevano più al caso vostro, a cui comunque, attenzione, avete voluto bene e attualmente volete ancora bene. Ma volersi bene non vuol dire solamente, cioè non vuol dire per forza frequentarsi, cioè io ti voglio bene, però purtroppo non puoi far parte della mia vita. Ecco, questo, un attimo che vi metto meglio. Fatemi appunto sapere se anche a voi nella vostra vita è, insomma, successa una cosa del genere. Io lì per lì devo dire che faccio tanta fatica a separarmi dalle persone, ma veramente tanta. Almeno prima facevo tanta fatica, era una sofferenza anche fisica, e una sofferenza vera e propria.
Poi con il passare degli anni devo dire che è stato tutto molto più semplice, sono successe anche altre cose, poi giustamente i rapporti si possono anche, diciamo, deteriorare da soli, però prima per me era una tragedia, adesso un po' meno, sto lasciando andare con molta più serenità e soprattutto, ragazzi, tranquillizzarmi troppo, cioè nel senso, ammettere di aver sbagliato è una cosa, ma colpevolizzarsi, darsi tutte le colpe di tutto non va bene, perché quando un rapporto finisce, sia di amore che di amicizia, la responsabilità, non le colpe, è di entrambi. Quindi come in un rapporto amoroso, io invece prima subivo molto il fatto che potessi io aver sbagliato qualcosa, sicuramente, ma ci si mette in discussione, e se veramente, cioè se è un'amicizia vera, se è un rapporto vero in generale, si parla, si chiarisce e si può ricominciare. Io almeno la penso così e cerco sempre di, comunque, di non puntare il dito sugli altri, ma di mettermi sempre in discussione anche io. E non voglio assolutamente lodarmi in nessun modo, però è una mia caratteristica ed è uno dei miei pochissimi pregi. Questo, da quando ho iniziato a lasciare andare sia cose che persone, vivo più leggera, e vivo più consapevole, vivo più serena, inspiegabilmente, cioè è un processo veramente strano ed è da provare. Quindi ragazzi, se c'è qualcuno che voi non reputate idoneo alla vostra vita, lasciatelo andare. Non è che ci dovete litigare o dovete farci a botte, però lasciatelo andare, perché tanto comunque le cose che non sono destinate a noi non rimarranno a lungo. Non mi accanisco più e cerco semplicemente di vivermi la mia vita nel modo più sereno possibile e con le persone che davvero davvero contano per me e che mi amano, che mi vogliono bene, ma soprattutto che mi apprezzano per quella che sono, non che mi accettano, perché se una persona ti vuole bene, che cosa devi accettare? Se ti vuole bene, sei perfetto così come sei, quindi non è io ti accetto, ti voglio bene anche se sei così. No, io ti voglio bene proprio perché sei così, e io so che le persone che fanno parte della mia vita ad oggi mi amano e mi vogliono bene proprio perché sono così, proprio perché ho determinati pregi ma anche determinati difetti che loro conoscono benissimo e sanno arginarli, ma sanno proteggere quella parte più, diciamo, vulnerabile di me, perché i difetti poi alla fine ci rendono vulnerabili, quella parte, sanno proteggere quella parte più vulnerabile e sanno anche accarezzarla, e questa è una cosa importante e fondamentale per me, perché mi fa sentire assolutamente perfetta, unica e perfetta ovviamente ai loro occhi, e automaticamente mi sento anch'io una persona migliore, mi sento di non dover cambiare nulla di come sono, ma di migliorarmi sempre di più. Fatemi sapere sotto nei commenti se diciamo anche voi avete passato un periodo del genere, diciamo di indecisione, di cambiamenti, di decluttering generale. E raccontatemi insomma brevemente le vostre storie, perché mi interessano molto e magari posso prendere spunto da voi su come magari affrontare determinate giornate un po' più pesanti. Detto questo,
vi anticipo. Adoro glitter. Detto questo, vi anticipo che stanno arrivando dei video molto carini nei prossimi giorni. Sto lavorando per voi, ragazzi, e ci sto mettendo tanto impegno e tanta passione, e spero che voi, insomma, ve ne accorgiate e, insomma, apprezziate. Questo è il trucco completo. Io adesso mi vado a preparare e vi faccio vedere anche tutto l'outfit. E questo, ragazzi, è l'outfit completo che ho scelto per oggi. Allora, ragazzi, per oggi è tutto. Io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine e vi chiedo di mettermi un like, di iscrivervi al canale e di seguirci sulla nostra pagina Instagram e su TikTok, Lea e Pablo. Io vi mando un grosso bacione e vi do appuntamento al prossimo video.